L'Elefas Anticus Italicus risalente al Pleistocene medio superiore, uno se non il più importante ritrovamento a livello nazionale, custodito nel Mugepa di Rotonda, i cui ritrovamenti risalgono al 1982 nella località Calorie, è stato eletto come fossile rappresentativo della basilicata dalla Società Italiana di Paleontologia, che in questi giorni in Puglia ha concluso le giornate Paleo Days, giunte alla 23 Edizione dove hanno preso parte oltre 100 paleontologi provenienti da tutta Italia e dall'estero. Questo importante riconoscimento per il Museo di Rotonda fa parte dell'iniziativa Fossili Regionali della SPI, Società Paleontologica Italiana, che punta alla promozione capillare del valore del patrimonio paleontologico nazionale e a una maggiore consapevolezza sull'argomento da parte del pubblico generale. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto in questi anni dall'amministrazione comunale di Rotonda, guidata dal sindaco Rocco Bruno e dall'assessore al turismo e marketing Donatella Francese, che insieme al direttore scientifico Fabrizio Mollo del Mugepa non si è risparmiata in incontri laboratori, formazione, proprio presso il museo, dove lo ricordiamo al suo interno è possibile ammirare tra i reperti fossili la mandibola pressoché completa di un ippopotamus anticus rinvenuta nell'identico sito. Dell'Elefas è verosimilmente vissuto in epoche ancor più remote, oltre alle tante altre testimonianze fossili di tipo animale, vegetale e minerali che testimoniano la storia della zona. Ricordiamo che lo scorso anno l'Elefans Anticus Italicus ha festeggiato i 40 anni dal ritrovamento e tante sono state le attività che si sono svolte, tra le quali la realizzazione di un prototipo di mazzo di carte per narrare, seguendo il modello del paesaggio infinito, partendo proprio dai reperti custoditi nel museo, progetto dal titolo Un'altra storia, realizzato dal comune di Rotonda in collaborazione con l'associazione Arte Pollino. Che ha visto il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari nella realizzazione di un mazzo di carte sulle quali principalmente compaiono gli animali i cui resti sono attualmente conservati nel museo e che ha avuto uno dei massimi esperti in giochi con le storie, lo scrittore Beniamino Sidoti e l'illustratore Ignazio Furghesu.